determinati e affamati. È una squadra che ha orgoglio, che ha personalità, che non si ferma alle sue disavventure fisiche, di due giocatori importanti come Lagovic e come Ivanov, ma cerca energia al proprio interno. E questo è frutto del lavoro, e questo è frutto della capacità di questa squadra di trovare energie dentro se stessi. La partita è stata gestita dopo il break iniziale di Brindisi, dovuto, ci aspettavamo, anche perché è una squadra che rispetto molto e apprezzo molto. Abbiamo saputo cambiare ritmo con la zone press, la zona che ci è servito per prendere noi ritmo e cambiare un po' le dinamiche del gioco. Poi con la nostra uomo siamo riusciti sempre a contenere, a condizionare il gioco brindisino. È chiaro che abbiamo commesso degli errori perché abbiamo un po' chiuso un po' troppo l'aria in attacco e questo ha comportato contropiedi. Abbiamo commesso troppi falli e siamo andati troppo presto nel bonus e Brindisi ha saputo sfruttare tutti i tir liberi, però la grande personalità, la grande voglia di questa squadra ci ha permesso di fare oggi una vittoria molto importante per il nostro cammino. Prego. Chi vuole fare più domanda? Oggi ci mancava Lakovic, però vedete che non si è accorto nessuno oggi. Anche Ivanov mancava. Anche Johnson. È l'idea della crescita della squadra, cioè quando parlo di personalità parlo che invece di guardare chi non c'è costruiamo le cose con chi c'è. Io mi rammarico molto di più quando non ci possiamo allenare, come è stato quella settimana scorsa e come sarà questa, visto anche che dobbiamo recuperare mercoledì una partita e quindi avere più uomini permetterebbe per allungare la panchina. Però abbiamo avuto una sapiente gestione dei giocatori, 7 giocatori che hanno saputo dare grande difesa, hanno saputo creare sempre un'alternativa, è stato bravo a un certo punto Hunter che ha creato penetrazioni, è stato bravo Spinelli alla fine a coinvolgere Brandon Brown che ha saputo segnare i canestri, abbiamo sopperito appunto anche l'assenza di Taquandin e di Richardson fuori per falli perché alla fine c'era un quintetto del tutto anomalo e questa è un po' la forza attuale della nostra squadra. Coach, ultima domanda, discorso salvezza, ci siamo quanti? Ancora siamo di quelli, al mio paese fino a che non torni a terra con il pesce non hai ancora pescato, quindi vogliamo pensare che di seguitare a crescere perché questa mentalità ci sta permettendo di fare 5 vittorie di fila consecutiva, di tirarci fuori dalle sabbie mobili, però stiamo graffiando sempre, abbiamo le unghie un po' consumate proprio perché seguiamo a graffare e non dobbiamo smettere. Mi sembra abbastanza evidente che la squadra in questo momento ha timore, purtroppo gioca con paura nella percentuale da 3 punti. Questa è purtroppo cosa che purtroppo un po' mi aspettavo perché giocando in casa senti voglia di fare come in effetti hanno fatto vedere i ragazzi all'inizio, ho avuto tanta voglia di provare come avete visto, poi quando loro sono rientrati proprio il timore, la paura di sbagliare ti porta poi anche ad avere le percentuali che non sono sufficienti da 3 punti, che basta veramente un paio di canestri, momenti importanti da parte di tutti, non per forza da Jonathan che magari riesce a portare via una partita, dove prende fiducia, invece in questo momento la mano trema, hanno paura perché ovviamente sono dopo queste sconfitte ci siamo complicati la vita e adesso i ragazzi hanno timore, molto semplicemente, questa è una lettura molto facile ma che è lo specchio della realtà. Ci hanno provato perché non si può dire che non abbiano provato a lottare, che non abbiano provato, però al di là dei meriti di Avellino che sono indiscussi perché è una squadra secondo me che occupa un posto in classifica perché sbagliato, perché ha giocatori di primissima fascia, però ripeto, in questo momento la squadra ha timore, gioca con paura, gioca con la paura di sbagliare, perché purtroppo subentra dopo qualche sconfitta questa sindrome, bisogna che se la scroino di dosso, ad esempio anche un giocatore esperto come Antoine, che sulla rimessa si è trovato completamente da solo, uno che ha tiro a 3 punti, e lì devi fare il tuo tiro, poi se sbagli nessuno ti dice niente. Invece è andato a cercare Scotty, è andato a cercare Jonathan,
per carità, che hanno di sicuro un po' più di qualità in questo, però credo che alla fine questo sia solamente un esempio, per carità, non è che l'esempio appunto che possa confermare che la squadra in questo momento ha timore. Ho dovuto veramente incoraggiare molto durante la partita, più che parlare di pallacanestro, ho dovuto durante time out incoraggiarli, confortarli, perché sentivano timore. E abbiamo parlato poco di pallacanestro nei time out, perché in questo momento hanno bisogno di essere, tra virgolette, sostenuti. Domande? Domande? Sì, squadra che deve essere sostenuta, alla fine quanto fanno male i fischi del pubblico? Pazienza, cioè nel senso che se fischiano abbiamo perso, amen, cosa vuoi fare? Però è questo che in effetti loro avvertono che c'è ovviamente pressione, ed è una squadra questa che ovviamente per tanti ragazzi forse è un'esperienza nuova, e quindi fanno un po' fatica probabilmente a convivere con questa cosa qua. Prima molto bene, poi ha avuto un rilassamento involontario, adesso si trovano una paura. Questa è veramente l'analisi molto, molto, diciamo così, chiara. Ce lo siamo detti in panchina con i miei collaboratori, la squadra in questo momento ha paura. Cioè nel secondo quarto è stato proprio lampante. Nell'intervallo ho dovuto dire: ragazzi, cioè, cosa succede? Sbaglieremo un tiro, sbaglieremo una cosa, tranquilli, giocare, andiamo in campo, tiriamo gli schiaffi, vediamo cosa succede. Infatti siamo tornati dentro pian piano, siamo rientrati, però davanti abbiamo una squadra molto molto esperta, molto molto buona, quindi purtroppo è arrivato questo e il segnale è questo qua, di paura, di una squadra che ha timore in questo momento.